Ciao a tutti e bentornati sul canale di Filo e Stitch. Oggi, come vedete, ho due piccoli pacchi arrivati dalla Tessiland e andiamo a vedere che filati ho comprato. Allora, ho comprato dei filati per fare dei lavori che penso di fare prossimamente seguendo dei tutorial o vedendo se mi ispiro qualcosa da sola. Quindi se seguirò ovviamente dei tutorial, vi farò vedere poi il lavoro finito. Se invece mi ispirerò in qualche cosa di mio, vi farò partecipi e magari farò il tutorial di quello che credo. Allora, innanzitutto vado ad aprire e ho acquistato. Allora, cominciamo con questo, che sono gomitoli di Janis, si chiama il filato, eccolo qua, così si vede un po' meglio, e ve lo avvicino, ok. Allora, è il Janis, è il colore beige, e del colore beige ne ho acquistati 5 gomitoli, 2, 4 e 5, e 2 gomitoli del colore bianco. Il Janis è composto. Allora, andiamo ad aprire intanto il sacchetto di questo. Ok. Allora, il Janis è composto da 68% di cotone, non so se si vede, ok, 68% di cotone, 27% di viscosa e un 5% di filo metallico. Sono 50 grammi per 100 metri. Come vedete, comunque, il filato è bello spesso ed è molto particolare perché è ritorto, molto molto bello. E con questo voglio fare un cardigan o un maglioncino, scusatemi, ovviamente per l'estate, per questa stagione un po' più fresca, però seguendo un tutorial, e quindi ovviamente poi vi farò vedere magari il lavoro finito. E quindi ne ho presi 2 bianchi e 5 in beige, ed è molto molto bello. Ecco, poi, anzi no, scusatemi, ne avevo presi 6 in beige, infatti mi sembra non mi tornava, e un in 2 in bianco. Poi ho comprato questo che si chiama Queen ed è a vista non bello di più, eccolo qua, però ve lo avvicino. Allora, innanzitutto ho comprato il color Donuts, bellissimo ragazzi. Allora, il colore è il Donuts. Allora, adesso ve lo avvicino, eccolo qua, anzi lo apriamo, tanto questo è già mezzo aperto. Mamma mia, è di una bellezza impressionante. Allora, il scusatevi, l'ho messo al contrario, colore il Donuts. È composto, allora, da 60% di cotone, 40% di poliammide, sono grammi 100 per gomitolo, sono 180 metri. È una fettuccia, ma guardate che bellezza. Questa è la fantasia, le sfumature dei colori, sono meravigliose. Guardate questa che passa dal rosa al glicine, all'azzurro, al giallo, all'ocra. Questo invece comunque ha un misto di colori un po' diverso, però sono sempre gli stessi. E neanche di qua, guardate anche questo per esempio, oppure questo. Vedete, ogni gomitolo comunque è a sé stante ed è meraviglioso. E anche di questo ho comprato 4 gomitoli. Con questa ci vorrei fare una maglia, una canotta estiva, perché sono colori spettacolari. Infatti appunto, come vi dicevo, ho comprato 4 gomitoli, quindi sono 400 grammi per 180 metri a gomitolo, però ecco, vorrei fare, avrei un'idea di fare una maglia estiva, perché è veramente bellissimo.
molto molto bello. Poi, vabbè, mettiamo via questo. La seconda scatola che ho preso e che è arrivata oggi. Allora, quindi può essere che con il Queen facciamo qualcosa di mio, mentre col Janis, vi ho già detto, voglio fare un tutorial di una maglia che mi è piaciuta tantissimo. Oh, wow, non mi ricordavo di aver preso queste bellezze. Allora, in questo ho comprato, aspettate che sposto il Janis, ok, qui ho comprato invece il Gasosa e ne ho comprate tante, due, ho preso 7 gomitoli, sono, allora, è bellissimo, io non pensavo di vederlo così bello a prima vista. Allora, sono 7 gomitoli, ve lo avvicino, voilà. Allora, sono da 50 grammi a gomitolo, quindi sono 50 grammi, eccolo qua, perfetto, per 120 metri a gomitolo. Ha una composizione di 37% in cotone, 38% in poliestere e 25% in poliamide. Però guardate che bello, è molto molto bello. Questo invece lo utilizzerò per fare una maglia, ovviamente seguendo un tutorial, di una maglia estiva, molto bella, e quindi utilizzerò questo Gasosa color cipria, molto molto bella. E infine l'ultimo acquisto che ho fatto è il Donny Color. Il Donny Color è un cotone. Allora, io l'ho comprato per seguire un tutorial di un giacchino. Allora, il colore è il 2641, comunque come vedete è un colore jeans, sfumato ovviamente. È un gomitolo da 100 grammi e sono 250 metri ed è 100% cotone. Allora, devo dirvi la verità, io inizialmente l'avevo comprato con l'idea di fare un giacchino seguendo un tutorial. Però devo dire che è molto bello come cotone e quindi penso di farci qualcos'altro. Mi dovrò studiare, ma voglio fare qualcos'altro che non sia un lavoro seguendo un tutorial di un'altra youtuber. Quindi sicuramente con il Donny Color e il Queen cercherò di fare io un tutorial per farvi vedere cosa voglio creare. E niente, quindi questi diciamo sono i miei acquisti dalla Tessiland, che era un po' che non acquistavo più, ma devo dire che i filati, questi nuovi filati estivi, sono molto molto belli. Ve li metto qui tutti insieme uno a uno in modo che vi faccio vedere l'acquisto. E devo dire che a prima vista sono molto molto soddisfatta, sono veramente belli come filati, morbidi. Il Donny è spettacolare, anche il Janis che è nuovo non me lo aspettavo così bello, quindi benissimo e fantastico. E il Gasosa, veramente veramente molto molto bello. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto sul mio canale, che così vi farò vedere quello che farò con questi meravigliosi filati. Ovviamente se i lavori che seguirò delle varie youtuber, vi indicherò anche il loro canale e il lavoro che ho seguito, però ovviamente vi farò vedere solo il lavoro finito. E invece se creerò qualcosa di mio faremo un tutorial insieme. Io intanto vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi sul canale di Filo & Stitch se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!